a tutti da Gianluca. Oggi vi propongo l'unboxing e la recensione del kit di ricarica wireless per Galaxy S5. Faccio una premessa: questo kit è l'unico che, almeno in questo momento, ho trovato già disponibile in Italia. È disponibile anche solo la cover wireless. In questo momento si trova per l'S5 bianco, per l'S5 nero è in arrivo, quindi insomma, al momento se si vuole utilizzare questa forma di ricarica, bisogna per forza, almeno per quello che sono riuscito a capire io, comprare questo kit. Per comprare questo kit, io l'ho trovato su un negozio italiano, dovete cercare però per codice articolo che vi posterò, sotto il video. Allora, intanto una parola su perché comprare questo tipo di kit. Perché, nel nostro Galaxy S5, per quanto riguarda la ricarica, abbiamo disponibile solo questo sportellino. Quindi vuol dire che ogni volta che dobbiamo mettere in carica il telefono per, diciamo, la normale ricarica, oppure se siamo in emergenza dobbiamo ricaricarlo durante la giornata, avremo bisogno, oltre al caricabatterie ovviamente, di aprire questo sportellino. È un'operazione un po' fastidiosa e questo kit risolve il problema. Allora, iniziamo intanto a vedere che cosa c'è dentro questa confezione. Apriamo. Allora, abbiamo la cover, che in questo caso è nera, il caricabatterie originale Samsung, chiaramente, quindi una basetta materiali gommosi, quindi molto soft e non rovinerà sicuramente il telefono, un cavetto USB, micro USB e niente di più. Mi aspettavo sinceramente di trovare anche un caricabatterie, soprattutto non perché non ne abbiamo, nel senso che immagino che tutti quanti abbiamo un po' la casa piena di questi caricabatterie micro USB, ma per il fatto che questa base richiede, come da specifiche, un alimentatore con almeno 2 A di potenza, cosa che non è ovvia. Io, insomma, tra i vari alimentatori che ho a 2 A ho solo questo, che è quello del Galaxy S5. Per carità, va benissimo, il Galaxy S5 ovviamente ce l'abbiamo, usiamo il suo caricatore, siamo a posto. Per il costo del kit mi sarei aspettato anche un caricabatterie. Una piccola nota sulla cover. Come vediamo, non è identica a quella originale, è un attimino più spessa e anche più pesante. Andiamo a vedere perché. Il motivo è semplice, cioè questa cover di ricarica ha dentro, appunto al suo interno, i circuiti e diciamo, l'elettronica necessaria per catturare la corrente che appunto arriva in maniera induttiva e trasferirla poi alla batteria dell'S5. Quindi per questo motivo la cover sarà leggermente più pesante e leggermente più spessa. Come potete vedere, non so se riesco adesso a farvelo vedere in camera, a differenza di quello originale, avremo che la fotocamera e il sensore delle impronte saranno leggermente incassati all'interno della cover. Diciamo, il lato positivo di questo è che la fotocamera rimane più protetta. Ora vediamo come funziona questa cover, andando intanto ad installare sul nostro Galaxy S5. Allora, ho installato la cover nel Galaxy S5, vediamo che effetto fa. Come vi dicevo, vedrete che la fotocamera e il sensore delle impronte sono leggermente più incassati rispetto alla cover classica originale dell'S5. A livello di maneggevolezza ha un grip ancora migliore perché è leggermente più bombata, parliamo veramente di mezzo millimetro probabilmente, però la differenza in mano un po' si sente ed ha un grip a mio parere ancora migliore, oltre a proteggere di più la fotocamera, perché quando noi appoggeremo su un piano l'S5 non avremo che la fotocamera va a contatto con quel piano. Il peso è leggermente superiore, io stimo 15 grammi circa in più
come peso rispetto all'originale. Adesso però accenderemo il telefono e vedremo come si comporta quando lo appoggiamo sulla base di ricarica. Abbiamo cambiato location, la base di ricarica è stata collegata a una presa elettrica. Ho acceso il Galaxy S5 e adesso vediamo cosa succede quando andiamo ad appoggiare il telefono alla base di ricarica. Premetto che qui nel fianco c'è un LED che segnala lo stato della ricarica. Quando appoggeremo il Galaxy S5 diventerà verde, una luce continua per segnalare che è in carica. Quindi noi appoggiamo in questo modo il telefono. Voi ora non lo vedete, ma io da questo lato sì. Il dispositivo segnala che ha trovato una base di ricarica wireless e in questo momento si sta già caricando. Qui in alto appunto c'è il simbolo della ricarica. Possiamo vedere lo stesso co come si comporta quando lo andiamo a spegnere. Vediamo la differenza. Spegniamo il telefono. Ok, in questo momento ho completamente spento il telefono. Appoggio l'S5 nella sua base di ricarica, ha letto ora la base di ricarica, adesso sta arrivando la corrente, infatti adesso segnala lo stato di ricarica con questo effetto diverso per segnalare appunto che il tipo di ricarica è una ricarica a induzione wireless. E vediamo le conclusioni di questo kit di ricarica wireless per Galaxy S5. Inizierei dagli aspetti positivi. Sicuramente il primo aspetto positivo sono i materiali con cui, insomma, viene fornito questo kit. Sia il caricabatterie che la cover sono di ottima qualità, mantengono l'impermeabilità del telefono e i tempi di ricarica sono assolutamente paragonabili a quelli della ricarica normale, cioè via cavo USB. Gli aspetti negativi, a mio giudizio, sono intanto la mancanza di un caricabatterie in confezione. Mi aspettavo che, per il costo che poi vi dirò del kit, almeno un alimentatore ci fosse, anche perché un normale alimentatore non va bene. È necessario almeno un alimentatore da 2 A, come dicevamo all'inizio. Il costo del kit, perché è di 69 euro, listino ufficiale, meno eventuali sconti o promozioni, per carità. Ma teniamo conto che molti telefoni, tipo il Nexus 5, forniscono già questo servizio di ricarica wireless out of the box, quindi mi aspetterei che su un top gamma ci sia già questo tipo di servizio, specialmente se ha degli sportellini o cose di questo tipo che mi impediscono una ricarica veloce. Un altro aspetto negativo, che però in realtà è bilanciato, per cui non so se è più la parte negativa o positiva, è il fatto che la cover sia leggermente più spessa e più pesante rispetto a quella originale. Si bilancia nel senso che dà un maggiore grip e dà una maggiore protezione alla fotocamera, quindi aspetti negativi e positivi in questo caso a mio parere si bilanciano. In definitiva direi un acquisto consigliato a tutti i possessori di Galaxy S5 che vogliono sfruttare anche questa possibilità e non vogliono smanettare continuamente con lo sportellino per ricaricare il proprio telefono. Un saluto, alla prossima da Gianluca.